Benvenuti nella terza puntata. Oggi, come avete potuto vedere, prepareremo dei tre tipi di hamburger differenti e io ho pensato di preparare un hamburger vegetale. Tu che volevi fare? Io volevo le palle a te. Vabbè, ci sei riuscito, adesso spiega. No, allora io invece farò un classico hamburger, proprio classicissimo. Classico? Io invece ho deciso di fare un hamburger con delle spezie e poi vi illustrerò quali sono. E qui c'è qualcosa di troppo. E qui, queste sono birre. Vabbè, noi abbiamo scelto di accoppiarci le birre che spiegheremo dopo. Quindi esatto. Tempo al tempo. Birre artigianali, naturalmente. Ovvio. Per la preparazione dell'hamburger vegetariano ci servono 250 g di ceci, poi del pane, due fette di pane a cubetti, un uovo, dello zenzero, scalogno, pepe e sale. E curry. Per impastare tutto utilizzeremo il Moulinex. Poi aggiungiamo un uovo. Il pane. Adesso prendiamo lo scalogno e lo tagliamo grossolanamente. Una volta tagliato grossolanamente lo lasciamo qui e prendiamo uno spicchio d'aglio e facciamo esattamente la stessa cosa. Una volta tagliato anche l'aglio possiamo mettere tutto insieme ai ceci. Mettiamo tutto. Chiudiamo il nostro caro amico Moulinex e partiamo. Allora, teniamo un po' di composto della prima miscelata per garantire un po' di consistenza all'hamburg. Adesso aggiungiamo un po' di zenzero grattugiato. Saliamo con moderazione e mettiamo anche un po' di pepe, così dà un po' di sapore a questo hamburger vegetale. A questo punto aggiungiamo il curry. Ora possiamo aprire il Moulinex. Togliamo la lama e tutto. E aggiungiamo il resto del composto a quello che avevamo precedentemente messo da parte. Intanto che la padella si riscalda, prendiamo il composto facciamo i nostri cari amati hamburger. Prendiamo una manciata di composto e con le mani andiamo a dare la forma che desideriamo. Questa è la forma che vogliamo ottenere. La consistenza va abbastanza bene. Se in caso dovesse essere un po' troppo liquida possiamo aggiungere del pan grattato, ma non è il nostro caso. Lasciamo il nostro hamburger lì e facciamo un altro, stesso procedimento. Con questi ingredienti ne escono 3 o 4, dipende da quanto volete spessi gli hamburger. Prendiamo i nostri hamburger e li adagiamo belli belli. Lasciamo cuocere 3 minuti per lato, a fuoco non troppo vivace. Passati 3-4 minuti giriamo tutti i nostri hamburger senza distruggerli possibilmente e lasciamo cuocere nel lato opposto. Ora che i nostri hamburger sono pronti, prendiamo e procediamo all'impiattamento. A vostra scelta potete decidere che salsa mettere. Io ho scelto di mettere un po' di maionese. Per questo piatto ho pensato di accompagnarlo con una Wild Beer Schnudel Pip. È una birra artigianale dai sentori di frutto della passione e pepe rosa. Adesso assaggiamo il piatto.
Allora, per il secondo hamburger abbiamo della carne di manzo, tasca di manzo, poi un medaglione, che sarà il pane che accompagnerà il nostro hamburger, poi per condire il tutto, ossia la carne, ho un cipollotto, dello zenzero, che è una radice, poi abbiamo della salsa di soia, che userò in padella al posto dell'olio, quindi per dare un tocco più orientale al piatto, poi abbiamo del cumino, della paprika, del curry e dell'olio. Ok, iniziamo la preparazione, prendiamo la carne, si sbriciola un pochino dentro la bulla di vetro, prendiamo intanto il cumino. Allora, le dosi delle spezie, naturalmente ognuno è a proprio piacere, io ne metto poco anche perché sennò copre troppo il sapore della carne. Questo è il cumino, qui abbiamo la paprika dal colore rosso e poi per ultimo aggiungiamo il curry, una dose, non troppo perché anche questo è molto saporito. Ok, per ultimo l'olio extravergine di oliva, anche qui non eccedete con la quantità, e impastiamo. Perfetto. Ah, naturalmente il cipollotto e lo zenzero. Lo zenzero lo grattugiate. Questo è l'unico elemento del piatto un po' che servirà ad addolcire la carne. Ok, la cipolla, anzi il cipollotto, vediamo, procediamo a tagliare il cipollotto, delle fettine molto sottili, vedete, ok, due ne basteranno e poi procedete a sminuzzare il tutto. Nell'impasto si va ad amalgamare. Allora, l'hamburger ho deciso di farlo da 180 grammi, quindi un bel hamburgerone, anzi mi sa che pure troppo, ne tolgo, fatelo da 150. Ok, pallottolate, iniziate a dare la forma piatta e sferica dell'hamburger tradizionale. Cercate di schiacciarlo il più possibile in modo da farlo cuocere bene ovunque, anche al centro. Perché a differenza dell'hamburger normale, qui dentro abbiamo spezie, cipolla, quindi deve essere cotto tutto bene. L'hamburger tradizionale invece al centro di solito dovrebbe essere un po', la carne deve essere lasciata un po' al sangue. Vedete, questo è lo spessore. Io ho deciso, al posto dell'olio ho fatto un po' la ricetta al contrario, ossia invece di mettere l'olio in padella ci metto la salsa di soia, che servirà un po' da al posto dell'olio. Si porta a temperatura la salsa di soia. Allora, la salsa a temperatura, si mette l'hamburger, lascia solo, diciamo che deve cuocere più o meno dai 3 ai 4 minuti al lato. Vedete, questa è un po' la colorazione che deve assumere la carne. Procediamo a preparare il panino. Prendiamo il pane, lo aggiungiamo qui, perfetto, si chiude, piatto di presentazione, questo. Andiamo a decorare il piatto con un po' di glassa di aceto balsamico. La
birra che accompagna il mio hamburger è un extra omnes blonde, una birra belga buonissima. È una birra non pastorizzata e rifermentata in bottiglia, ha un grado alcolico di 4,4 e accompagna bene tutte le spezie che ho deciso di mettere nell'hamburger. Ne andiamo a qui, assaggiamo con me. Ecco il panico, va bene così. Adesso assaggio questo hamburger com'è. Allora, come potete vedere, la mia mise en place è un po' povera rispetto a quella dei miei compagni, ma questo non vuol dire che il piatto verrà peggiore. Allora, abbiamo della pancetta, un medaglione all'olio e questo è un hamburger fatto con della carne janina. La janina è una razza bovina italiana che viene allevata in Toscana, anche in Umbria. Allora, per fare questo hamburger io procedo e taglio in metà le fettine di pancetta. Mi raccomando, le fettine fatevele fare abbastanza fine, perché sennò non si abbrustolisce. La adagiamo per bene la padella, abbassiamo un po' il fuoco e la lasciamo abbrustolire bene nel suo grasso. Mi raccomando, non aggiungete olio, tanto fa già il suo. Allora, mentre la pancetta si abbrustolisce, tagliamo il pane per poi mettere l'hamburger dentro. Così. E giù. Poi, nel frattempo, giriamo la pancetta. Vedete come viene bella croccante e tira fuori tutto il grasso? Ecco fatto. Lasciamo un altro po'. Ora mettiamo un pizzico di sale sulla padella. Copriamo. Un minuto e mezzo per lato di cottura, un minuto e mezzo barra due, perché l'hamburger, quello fatto perfetto, deve essere al sangue, cioè l'hamburger troppo cotto fa schifo perché te lo dà in faccia. Quindi adesso aspettiamo. Allora, la prima cottura è fatta, adesso lo giriamo. Lo chiudiamo, intanto levo il pane che lo so scordato, è diventata una sottiletta, ma vabbè, fa niente. Comincio a metterlo qua, metto maionese, e ketchup. L'hamburger pronto. Mettiamo la pancetta. Ok. Allora, l'hamburger è pronto. Questo è il risultato del pane che mi sono scordato dentro la tazza pane. Prendo la birra. Allora, la birra è una Saison du Pont, è una birra belga artigianale, è una ale, è beverina, quindi è abbastanza fresca, cioè 6 gradi e mezzo, frizzante, agrumata. Allora, anche oggi la puntata è giunta al termine. Speriamo che vi sia piaciuta. A noi è piaciuta. Ma molto. Sicuramente sarà piaciuta. Ci siamo divertiti, è andata molto bene, siamo soddisfatti. Un po' per te non è andata molto bene con quel pane. Ah sì, a proposito, ma il segreto, cioè il tocco dello chef. Qual è? Lo sapevo io. Cioè, nel senso, il pane. Ma io lo sapevo che andava a finire. Cioè. Era tutto voluto. No? Cioè, hai seguito una ricetta proprio. Volete una lezione? Sì. Vado subito. Allora, una prerogativa, un accorgimento per fare il pane così,
che non è da tutti farlo così, perché sarebbe troppo facile fare il pane bene. Se uno è forte, se uno è forte, lo fa così, lo fa fino, lo brucia, si scorda. Questo è qui che sta. Il pane tostato. Qui è il pane tostato. Cioè, pane... sarebbe troppo facile prendere due fette biscottate, no? Si prende un medaglione, si lascia nel tostapane, cioè se lo scorda per 10 minuti, poi si prende e si mette sopra l'hamburger. È così quello. È quello. Cioè, questo è il gesto... È quello che fa la differenza, sennò sarebbero tutti uguali. Oh, va bene, oh. Quello lo farebbero tutti, quello buono. Giusto. Mi sta bene? Ragazzi, sei soddisfatto. Hai ragione. E comunque a me piaceva. Vabbè, comunque il sapore era buono, la carne bello croccante. Dobbiamo salutare perché non è che c'hanno tempo da perdere. Giusto. Tutti appresso a noi, a voi che fate simpatici. Perché non siete simpatici. Minchia, zio, 10 minuti, oh. Oh, minchia, ecco, salutiamo. Niente, vabbè, quello che dovete fare, lo sapete, commentate, commentate, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, mettete foto su Instagram. Ah, bravi, esatto, cioè quello, mettete gli hashtag, abbiamo... fate tutto, dai. Esatto, salutiamo anche Oz. Ciao Oz, un saluto e mettete mi piace.